qui puoi startene tranquillo e studiare. Io devo finire giù e poi torno, ok? Ma e quindi adesso questo teatro è vostro? Questo è un teatro pubblico, quindi è sempre stato nostro. Solo che adesso l'abbiamo aperto alla città. Quindi recitiamo con la gente che spettacoli fare. E tu quando reciti? Io dovevo fare una mia cosa tra qualche giorno, ma mi sa che non la farò. Una tua cosa cosa? La mia cosa, un monologo che ho scritto. Vabbè, ma perché non lo fai? Ci sono altre domande? Ehi, che c'è? Non devi trattare mamma così. Non so, è che non la reggo, mi fa sclerare, c'ho sempre quest'ansia addosso, pare un criceto. Vabbè, tutte le madri hanno l'ansia. Perché si devono occupare di tante cose. Lei poi non ha nemmeno papà che l'aiuta. L'ho cacciato di casa. Peggio per lei. Adesso studia. E non rompere i coglioni pure te.